Le periferie hanno due vantaggi. Uno, che sono dimenticate. Due, che come io dico, le periferie rappresentano l'adolescenza delle città. Cioè in periferia si verificano quelle effervescenze e intemperanze che sono proprie dell'adolescenza, di chi cerca la propria identità non sapendo neppure bene dove cercarla. Normalmente questi sono svantaggi, perché essere dimenticati è svantaggioso, essere adolescenti non è vantaggioso. Però se soltanto ci si mette le mani dentro questa realtà, tutto questo diventa un vantaggio. Per esempio in periferia abbiamo una libertà di sperimentare formule pedagogiche nuove che certamente non potremmo sperimentare nelle migliori scuole del centro città. Per esempio in periferia possiamo incontrare, se ne siamo capaci, degli adolescenti che non sono già iscritti in ruoli precostituiti e che fanno da ripetitori di ciò che gli adulti gli hanno detto. Cioè la freschezza e la genuinità che trovi in periferia, senza mitizzarlo, senza dire che ciò che è naif di per sé è buono, però certamente se ci sai lavorare in periferia incontro molte cose buone. Secondo, proprio la scuola, che viene sempre descritto come presidio di legalità, di civiltà dentro lande selvagge, ed è una posizione sbagliata, perché la scuola forte pace verrà semplicemente distrutta, o da fuori o da dentro verrà semplicemente distrutta, e per certi versi viene distrutta giorno per giorno. La scuola non può essere forte pace, non può essere il forte in una landa di selvaggi. La scuola invece deve essere un'agenzia di sviluppo locale.